È stato uno degli artisti più famosi del Novecento e tutti o quasi tutti amano la sua opera. Ci sembra facile, familiare, eppure nasconde un pensiero complesso e profondo. Chi era davvero Buckley? Lo conosciamo veramente? Perché scriveva Io sono inafferrabile in questo mondo? E che cosa significa quando dice La mia casa arde presso i morti e i non ancora nati? Ecco, con questo libro, edito dalla Terza, io cerco di indagare il mistero di una vita, di un'opera, che è molto più profonda di quel che appare. L'ho titolato Paul Klee, genio e regolatezza, perché ha saputo coniugare una strepitosa, debordante vena creativa, pensate, ha realizzato 10.000 opere, con un metodo di lavoro regolare, ferreo, avvolto in un'apparente normalità. Non aveva nulla di quel narcisismo egotico, di quell'aria da maledetto, da dannato che ha contraddistinto tanti suoi colleghi. Con questa biografia artistica io ho cercato di spiegare perché e come Paul Klee è diventato Paul Klee. Da quei giorni magici di Tunisi in cui dice di se stesso: ecco, io e il colore siamo tutt'uno, ai giorni finali, quando esiliato a Berna in fuga dai nazisti, si scopre malato in compagnia degli angeli.